del trovare il nostro perché. Lui diceva: non è detto che il perché ce l'avete subito, lo trovate subito, insomma, lo trovate al primo mese di attività, ma è fondamentale prima o poi trovarlo. Lui ha detto: per trovare questo perché dovete, è un po' come sfogliare una cipolla, no? Quando sfogli una cipolla inizi a sfogliarla, no? Foglia dopo foglia, e lui diceva proprio il rapporto è iniziare a cercare dentro di te le cose che ti farebbe piacere realizzare con questa attività, aiutare persone, qualsiasi cosa che tu vuoi realizzare facendo questa attività. E lui diceva proprio come quando sfogli una cipolla, che arrivi al nocciolo, al centro della cipolla, la cipolla ti farà piangere, ti fa piangere, no? E così è il tuo perché. Tu quando scoprirai il tuo perché è così forte, è così grande che inizierai a piangere. È stata figa sta cosa, calza molto, perché proprio il perché è quel motore. Tu quando capisci perché fai questa attività, inizi a fare cose diverse, ma lo fai in un modo diverso. E spesso la chat business non va come deve andare proprio per questo motivo. Perché io propongo questa attività come un altro lavoro. La propongo come un altro lavoro proprio perché per me ancora non è chiara cosa sarà la Stop Power Generation, cosa io sarò nella Stop Power Generation. E quindi se lo propongo come un lavoro, ottengo risposte del tipo: ma io non ho tempo, già faccio tante cose. Risposte così. Perché se io non sogno, difficilmente posso far sognare quella persona a quale chiedo di entrare nel mio team. È ovvio che invece quella persona, quando io faccio una chat business, deve sguazzare all'interno dei propri sogni, no? E se no, come faccio a dirle: vieni, vieni con me che li realizziamo uno a uno i sogni, tutti quanti. E questo è un argomento. L'altro argomento è che spesso, trattando pochi clienti, io ho poche possibilità di parlare del business alle mie clienti. Allora lì subentra un altro argomento, subentra il fatto che io divento un cacciatore. Siccome ho pochi clienti al quale proporre l'attività, vado in sofferenza, perché se quelle 2, 3, 4 clienti al quale posso dirlo nel mese mi dicono di no, il mio mese va a zero, faccio zero nuovi incaricati. Purtroppo, quando c'è questo, io sono il cacciatore che insegue la preda, e come sappiamo, quando la preda sente puzza di cacciatore, la preda scappa. La cosa figa è di capovolgere, dove noi diventiamo una bella preda che scappa e tanti cacciatori che ci inseguono. Questo si fa giostrando i grandi numeri. Se io sono una persona che fa 30, 40, 50 clienti tutti i mesi, perché è fattibile farli, è ovvio che poi il mese dopo io ho la possibilità di parlare con 20, 30, 40 miei clienti a quale chiedere di entrare in attività. Allora, se io quando faccio questo e l'approccio con questi numeri, io vado dalle mie clienti con la leggerezza, con l'estrema serenità, che se tu mi dici di no, io passo all'altra, se tu mi dici di no, passo all'altra, se tu mi dici di no, io passo all'altra, senza preoccuparmi, e quando fai così diminuiscono nettamente i no, perché sentono, loro la sentono la tua forza, la sentono la potenza del business, perché tu l'hai testata. Siccome tu sei una che fa 30-40 clienti al mese, ma tutti i mesi, non un mese sì, un mese no, vabbè, quando vai a proporre il business, innanzitutto saranno gran parte delle volte loro che te lo chiedono, perché vedono proprio che tu sul profilo sei la numero uno, nel gruppo di supporto dove loro stanno sei la numero uno. Ed è proprio che così capovolgi completamente la situazione. Diventi molto più attrattiva. Ma a tante persone questo non entra ancora in testa. Si pensano di fare 2 o 3 clienti, poi il mese dopo ci provano, continuano magari a fare 2 o 3 clienti. E come fa a fare incaricate se fai così pochi? Io parto ovviamente dal concetto che noi le incaricate le prendiamo solo dai clienti. Per me questo è il business che facciamo noi, per cui parlo di questo. Sì, noi facciamo così, Cristiano. Perfetto, complimenti. E quindi basterebbe capovolgere questo. Se tu fai, tu inizi a parlare con tante persone che diventano tanti clienti e ogni mese fai la stessa cosa, è ovvio che ogni mese poi hai la possibilità di parlare
talmente tante clienti che possono essere incaricate che è ovvio che tante entrano. Noi ancora siamo alla fase tanti clienti, poco business, cazzo aggiungerei, però ti sei reso conto un pochino, insomma. Quindi... Beh, ma le persone che fanno tanti clienti e pochi incaricati, poche lezioni le bastano. Le bastano quelle poche lezioni dove arriva qualche o unstoppable o non unstoppable che gli prendono qualche cliente. Successo. Entrano in attività e diventano forti e poi si svegliano, vedrai che si svegliano, perché questa è la cosa più figa che può succedere, perché così ti svegli. Perché lasciarli lì? Noi non bisogna, l'ho detto anche al CNM Focus, non bisogna far clienti per aprire un centro commerciale. Noi con i clienti non ci facciamo tra virgolette nulla. Noi bisogna considerare che ogni cliente che facciamo deve diventare parte del nostro team. Noi facciamo network, non facciamo commercianti. È ovvio, abbiamo una macchina da guerra per far clienti, abbiamo una bacchetta magica, nessuna azienda al mondo oggi ha la possibilità o una strategia per far clienti da Facebook senza alzare il telefono con questi numeri. Non c'è oggi azienda al mondo che fa questi numeri da Facebook. Quindi è ovvio che abbiamo qualcosa di diverso, ma facciamo sempre network. E i clienti che noi facciamo, li facciamo per farli diventare incaricati. Per cui il consiglio che posso darvi è quello di dirlo a tutte. Non facciamo una selezione, non decidiamo per loro. Se noi decidiamo per loro, innanzitutto può succedere che arriva qualche unstoppable un po' più falco e ve li prende, e sarebbe nel diritto di prenderla se la cliente decide. Perché tante volte le clienti che passano da un altro team mi dicono: ma forse la mia coach non mi riteneva in grado. Questo abbiamo sentito dire. Ma soprattutto va detto a tutti, perché anche se tu non ritieni in grado che quella tua cliente possa fare l'attività, ma diciamo che glielo dici comunque, ok? Ti fa un 2-3 mesi di attività. In quei 2-3 mesi di attività ti tira fuori ti metti in attività, non lo so, un'amica, che quell'amica ti diventa magari la prossima presidential. Ma magari quella persona che tu non ritenevi in grado comunque smette, e quindi forse avevi anche ragione che non poteva fare l'attività, però gliel'hai detto comunque, e in quei 2-3 mesi ti metti dentro una prossima presidenza e arriva Francesca e ti arriva Francesca Scuderi, che non ha più la sua upline, perché obiettivamente non poteva fare l'attività, ma fortunatamente la ricettura gliel'ha chiesto, questa ha accettato, ha inserito una persona, Francesca Scuderi, ma poi lei ha smesso. Questa è la storia di Francesca, ma ce ne sono tantissime altre. Quindi, come dice Paolo, noi siamo il messaggero, non siamo il messaggio. Allora, per noi un bel giorno ci ha detto culo, perché è arrivata una persona, ci ha detto: puoi fare questa attività? Ok, la faccio, e per noi la vita è cambiata. Allora noi penso che abbiamo questa responsabilità, non possiamo tenercela per noi. Ecco che bisogna dirlo a tutti. Questo messaggio bisogna portarlo a tutti, poi sono loro che decidono. Io te l'ho detto, tu poi decidi, ma pensa un po' se ti dice di sì e ti porta una delle più forti che esiste. Per cui già noi ne facciamo poche dei clienti, poi magari a quelle poche facciamo anche la selezione, o comunque noi lo diciamo, ci facciamo del male da soli. Allora andiamo lanciato sui piedi. Per me è questo, Vale, non so se ti ho risposto, per me quando le persone riescono a fare incaricate è perché o gestiscono pochi numeri, per cui hanno l'ansia del no, e quando hai l'ansia del no, anche quando glielo dici, le persone, i clienti lo avvertono, per cui scappano. Per me è questo, insomma, oppure ecco, come ho detto all'inizio, non hai forte quella visione, ancora quel perché, no? Non hai quella brillantezza, quella voglia di portarti dentro una persona per cui anche a lei cambierai la vita. Questi sono per me i fattori. Grazie. Grazie. Esaustivissimo. Qualcun'altra? Penso che il lato business è così. Sì. Io volevo chiedere per i contatti, per la pubblicità, in effetti. Sì. Così.
Intanto grazie Cristiano, perché per la visione hai risposto ampiamente, a, come ha detto Sara, alla domanda che avrei voluto porti, però alcune cose effettivamente nemmeno le pensavo per quanto riguarda la visione. E invece con le tue premesse hai già risposto alla mia domanda. E niente, invece volevo chiedere qualcosa a proposito della pubblicità. All'inizio è difficile proporre certe cifre alle incaricate perché stanno iniziando, per cui come invogliate, diciamo, fare la pubblicità non spendendo grandi cifre? Assolutamente mettendosi in gioco in prima persona, perché oggi se c'è una pubblicità che funziona è la pubblicità della propria coach. Ovviamente mettersi in gioco poi non è solo per i contatti, ma è una cosa che fa proprio la differenza nell'attività. Finché noi siamo nascosti, l'attività non funziona. Finché usiamo secondi profili, l'attività stenta, perché dietro al fatto che io non mi metto in gioco ci potrebbero essere 10.000 cose, no? Però se oggi parliamo di pubblicità, i post che tra virgolette con pochi soldi, riesce ad avere contatti sono o i video delle coach, dove parlano del punto A, punto B, frustrazione, cosa volevano migliorare, cosa hanno migliorato, come l'hanno trovato questo programma, quindi tramite Facebook. Quindi o un video di questo tipo, oppure un post, sempre in foto, dove c'è la trasformazione della coach. Se utilizziamo ovviamente la foto come trasformazione della coach, mettiamo un bel testo, che appunto è lo stesso che avremmo messo nel video, ok? Oggi questo funziona. Funziona per una serie di motivi. Il motivo fondamentale è che la persona che ti vede si immedesima, quindi tu parli delle tue problematiche, che poi sono le problematiche della persona che legge quel post o che vede quel video, e si immedesima, quindi ti scrive. Una volta che ti scrive ti ha già scelto, quindi la fase empatica è già superata, perché ti ha visto, ti ha letto, ti contatta. Poi se viene anche sul profilo ci sei tu, per cui la fase empatica è già passata. Oggi i post che funzionano meglio sono questi, anche con relativo risparmio sui post, sulla pubblicità, assolutamente. Questo facciamo fare adesso. E poi, ovviamente, l'ho detto anche al book, io sono l'idea che bisogna sempre testare di continuo, cioè noi bisogna diventare degli esperti del generare contatti. Chi genera contatti oggi vince, ma in tutte le aziende, non solo da noi. Però siccome noi lavoriamo sui social, dove c'è il mondo, oggi il mondo sta sui social, se tu diventi bravo a generare 10, 15, 20 nuovi contatti al giorno, in un anno diventi una persona da svariate centinaia di migliaia di euro l'anno, così come hai visto se c'era il bootcamp. Il segreto oggi è quello. Oggi il segreto è solo quello, generare contatti, diventare bravi nel generare contatti. Quindi abbiamo tante armi, Facebook, profili, profili con tag, gruppi, come hanno detto al bootcamp sempre, altri social, perché no? Però l'importante è generarli. Ma, ripeto, generare contatti è a tutti gli effetti un come. È un come che tu trovi se c'hai un perché molto grande. Non è tanto Facebook al quale noi stiamo antipatici, perché se ne sentono di tutti i colori. Facebook non siamo assolutamente antipatici, ma come ho detto, Facebook è un mezzo di investimento, e non è detto che gli investimenti vanno sempre bene. Per questo bisogna sempre provare. Provare finché non funziona. Tanto che prima o poi funziona, c'è un post che funziona. Perché Facebook vive di pubblicità. Quindi prima o poi c'è il post che ti porterà a contatti o la fanpage che ti genererà contatti. L'importante è non fermarti. Prova finché non funziona. Questo è quello che posso dirti, insomma. Sì, perché all'inizio trovo un po' di difficoltà con le nuove persone, magari quando gli chiedi l'investimento in pubblicità, però come hai detto tu è il perché che poi ti porta a investire e a provare, giustamente. Certo, assolutamente sì. Grazie. Prego. Ultime due domande, ragazze, una
non andiamo altro, oltre. C'è qualcuna? Rossana? Voleva dire qualcosa Rossana? Lo apro in Ok, mi senti? Ciao Cristiano. Ciao, innanzitutto, vabbè, complimenti. Io poi un po' di tempo fa ti avevo scritto perché comunque mi hai dato una visione bella, bella tosta, ecco. Quindi mi sono rivista il tuo hangout parecchie volte, quindi fa sempre bene, ecco. Allora, volevo chiederti, ci sono ovviamente incaricate un po' più sensibili di altre, no? Io non la sento più. Non ti sentiamo. C'è il microfono sensibile. Mi senti? Sì, sono rimasto incaricate più sensibili di altre. Ok, sicuramente ci sono incaricate più sensibili di altre che magari fanno 30 clienti e un'unica cliente che non ottiene i risultati che voleva comincia a sputare veleno addosso la coach, dando la colpa alla coach, ovviamente, no? E questa coach ovviamente si butta giù, comincia a perdere il proprio credo, comincia a mollare, a lasciarsi andare. Come evitare innanzitutto questo e come rialzarsi nel momento in cui una parte del proprio team comincia a perdersi, a sparire? Cioè, uno si butta giù. Allora, per quanto riguarda il buttarsi giù da una cliente che non è soddisfatta, comunque sia che attacca, io penso che l'iPhone non ha un consenso mondiale. Ci sono blog, ci sono siti che parlano male dell'iPhone. E mi sembra che l'iPhone comunque va avanti lo stesso e soprattutto non ha problemi. Soprattutto con gli astoppa, no? Sì. No, questo sì, però no. Ovviamente questo ti porta, cioè porta magari persone, coach del tuo team che cominciano piano piano a mollare, a sparire. Come ti risollevi così? Allora, innanzitutto ti devi risollevare se anche tu precipiti. Se non precipiti non ti devi risollevare. E come fai non smetto mai di fare quello che dicevo prima, l'80%, perché se io creo un team di 5, 6, 10, 20, 30, 50 persone, a un certo punto smetto perché ho il mio bel team, quindi il team va gestito così, sono bello e figo e smetto di fare nuovi clienti, nuovi incaricati per 3, 4, 5, 6 mesi, e in questi 3, 4, 5, 6 mesi succede quello che hai detto te, è ovvio che anch'io vado giù. Ma molto probabilmente succede quello che hai detto te, proprio perché hanno visto che io mi sono fermato. E quindi le persone fanno quello che facciamo noi e non quello che diciamo noi. Perché noi possiamo anche dire che siamo belli e fighi, ma le persone fanno quello che facciamo noi. Il nostro team non sono differenze dai nostri figli, non sono differenti dai figli in generale, insomma. Tu hai figli, puoi dirgli 10 cose fatte bene, ma se ne fai una sbagliata, prendono quella. Quindi, che le persone smettono, le persone vanno via, che le persone iniziano una cosa e non la finiscono, come abbiamo detto prima, ne è pieno il mondo, noi non ci abbiamo bisogno di quelle. Non sei tu che sbagli, se vanno via, tra virgolette. Sei tu che sbagli, se in quel momento ti sei fermata da mesi e mesi, e quindi se ti va via una parte del team, tu sei ferma da parecchi mesi. Cioè, quello che succede, che hai spiegato prima, succede continuamente nei team. Non possiamo pensare che il 100% delle persone che inseriamo partono. Possiamo considerare che un 20% ci seguirà. Parlo di un 20% perché siamo bravi noi della Stop Generation, perché sennò sarebbe un 1% sull'offline. Quindi, parlando di un 20%, l'altro 80% se ne va, noi bisogna saperlo questo. Però perché siamo fortunati? Perché noi abbiamo la possibilità di trovare continuamente quel 20%. Cioè, continuamente bisogna andare alla ricerca di quel 20% e mai fermarsi. Oggi chi si ferma a godersi il panorama commette un delitto. Che panorama ti vuoi godere?
a 10.000 euro al mese, a 30.000 euro al mese, a 60.000 euro al mese, a 96.000 euro al mese di Meucci, ti vuoi fermare a goderti il panorama? No, è un delitto con quello che ci abbiamo sotto al culo. Mai fermarsi di fare quello che bisogna fare noi. E quello che bisogna fare noi è una continua costruzione di un'impresa, una continua costruzione del nostro business. Se noi facciamo 5-6 mesi a manetta e magari abbiamo anche la sfortuna, perché io ultimamente la chiamo sfortuna, di trovare una persona che parte, noi ci fermiamo. Perché viene a mancare quella fame, quella voglia di stravolgere la vita che avevamo quando eravamo incaricati di vendere. Perché la chiamo sfortuna? Perché capita sempre più spesso che se io nei primi mesi di attività ho la sfortuna di trovare un'incaricata che mi parte, io mi fermo, mi adagio su di lei, non ho più quella voglia, quella fame di trovare altre 50-60 incaricate che faranno la mia fortuna. Per cui se io mi fermo, è ovvio che le mie incaricate mi osservano, si adagiano e spariscono, perché non do loro il giusto segnale, non faccio vedere a loro che io faccio questa attività come un pazzo scatenato. E quindi se non la faccio io, perché la dovrebbero fare loro? E quindi è ovvio che ti arriva qualche cliente che ti fa cambiare subito idea su quello che puoi realizzare in questa attività. Non so cose tecniche, so cose mentali. Una cliente che ti stravolge l'idea del fatto che Giustas funzioni, si vede che manca qualcosa. Si vede che tu forse non mangi, quando dico tu è un tu maestatis. si vede che tu non mangi, non sei un consumatore sfrenato del Juice Plus, non sei un estremista consumatore del Juice Plus, che è l'unico forse segreto che fa funzionare questa attività a grandi livelli. E quindi è ovvio che la prima cliente che ti arriva che ti dice ma io mi sono sentito male con Juice Plus, le credi? È normale che le credi. Bene. Non siamo mai lo specchio, cioè non siamo mai, il team non è mai meglio di noi, cioè arriviamoci dalla testa a sta roba. Il team è sempre lo specchio di quello che siamo noi. Quindi se le persone se ne vanno, le persone hanno dubbi, le persone si fanno, come dire, trasportare dalla negatività degli altri, bisogna capire se noi siamo il giusto esempio per loro, insomma. Se non lo siamo, cominciamo a lavorarci. A noi non ci deve scalfire nulla. Se noi siamo ben chiari, se noi abbiamo ben chiaro dove possiamo andare, dove possiamo arrivare a questa attività, è ovvio, non ci deve scalfire niente. Neanche il team che crolla. Se io metto dentro 30 persone, queste 30 se ne vanno, forse non ho trovato le mie giuste ancora, ma se smetto, se mi viene qualche dubbio, è la fine. Se mi viene qualche dubbio, forse è per questo che le persone se ne vanno, perché quel dubbio io ce l'ho. Invece, se non metti tra le varie opzioni il fatto che puoi non riuscire, quindi non ce l'hai proprio come opzione, che poi è quello che diciamo prima, no? Che è importante, di quando io mi sono licenziato, quindi che le cose devono andare per forza bene. Quindi se tu non metti tra le varie opzioni mentali il fatto che puoi fallire, non fallisci. Vai avanti come un treno e le persone ti percepiscono in quel modo. Ed è per questo che diventi poi trascinante e le persone te le porti via tutte. Questo, ecco, una cosa potresti fare, una cosa secondo me bisogna fare, che secondo me è il miglior modo per risvegliare anche, tra virgolette, quei pochi cadaveri, no? Che sono lì fermi e non vogliono fare questa attività, o comunque sia la fanno a singhiozzi perché lo ricordiamo solo, sempre. Se noi facciamo l'attività, come dicevo prima, quindi gestendo i grandi numeri e non preoccupandoci troppo di chi non la vuole fare questa attività, noi diamo la sensazione invece alle persone, diamo questa sensazione che potrebbero perderci.
perché noi siamo entrati nella logica dei grandi numeri, siamo entrati nella logica che facciamo tantissimi clienti, facciamo tanti incaricati, ma non lo facciamo però ogni tanto. Noi queste azioni le facciamo tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, per 4, 5, 6 anni magari lo facciamo. Allora, questo è l'unico modo per poter svegliare anche le persone. Innanzitutto è l'unico modo, come dicevo prima, per far vedere al team come si fa questa attività. Perché questo è l'unico modo per fare questa attività, mai smettere di fare l'attività. Ma quelle poche persone che vanno lente, tra virgolette, che forse pensano di smettere, potrebbero avere la sensazione che se non fanno quello che facciamo noi, ci perdono. Ed ecco che tante persone in quel momento si svegliano. A noi è successo nell'ultimo anno e mezzo un casino di volte. Quando abbiamo preso questa decisione con Deborah di fare l'attività in questo modo, a prescindere dalla qualifica che hai, voi non potete capire quante persone nei mesi ci hanno ricontattato, ripartendo, e sono ripartite come facciamo l'attività noi. Questo è l'unico modo per far vedere l'attività, come si fa, per spiegarla e per risvegliare anche quelle persone che a volte si fermano. Questa è l'unica attività, l'unico modo. Dare proprio la sensazione che se tu non fai quello che faccio io, nel modo in cui lo faccio io, mi perdi. Ma non dicendoglielo, non come tante fanno, ti butto fuori perché non fai, no, questo non ci piace. Io purtroppo devo fare la mia attività, ho deciso che diventerò milionaria, ricca, che mi costruirò la più grande organizzazione europea, per cui devo fare determinate azioni. Semplicemente facendoglielo vedere. E le persone ti seguiranno in quel modo. Le persone che ti seguiranno diventeranno forti come te, quindi il tuo business esploderà. Non c'è niente da fare, è così. Ok. A posto, ragazze? Rossana, va bene? Vi ha risposto? Non vedo più Rossana. L'amo spremuto per bene, l'amo spremuto. Io... Posso dire una cosa, Sara? Sì, ecco, fatto. Mi ha risposto assolutamente, comunque sì, assolutamente, al 101%, anzi ha risposto anche più di quello che avevo chiesto, quindi... Grazie, Cristina. Se tu ti guardi il film, se tu ti guardi il film di Steve Jobs, della nascita dell'Apple, poi concludo... L'ho visto! Ma quante problematiche ha avuto all'inizio lui? Quante volte gli hanno rubato il sogno a lui? Quel PC non va bene, quella potenza del PC non va bene, il posto per il mercato. Quante volte ci hanno provato a distruggere il sogno di Steve Jobs? Non ce l'hanno mai fatta. È questo che manca a quelle incaricate che si fanno distruggere il sogno da una cliente o da due o tre incaricate che entrano e poi smettono. È questo che manca. Quello che avrei detto. Non è, sì, sì. Ok che un film sembra finto, è pura realtà di quel personaggio che poi ha creato un'azienda che ha cambiato il mondo, ma ce ne sono centinaia di imprenditori in quel mondo. E quelle persone siamo noi, pieni di persone intorno che sono pronte a frenarci, di situazioni intorno che sono pronte a frenarci, e la differenza la facciamo solo quanta voglia abbiamo di arrivare dove vogliamo andare, punto. Solo quello fa la differenza. Sì, sì, no, assolutamente. Io magari mi arrabbio un giorno, poi il giorno dopo prendo e riparto da zero, cioè non è che mi sono mai buttata giù, sinceramente. Anzi, brava. Quindi tanto, alla fine è così, quindi assolutamente. Grazie. A te. Sabrina. Ma scusa. Sabrina. Sì, eccomi. Innanzitutto, ciao Cristiano, piacerissimo proprio di conoscerti. No, io non volevo farti una domanda. Io grazie a questo Zoom sto veramente avendo la consapevolezza che cazzo io PMD nel 2017 lo farò. Perché tutte le risposte che tu hai dato, credimi, è come se stessi al posto tuo a darle. Perché veramente non ci sono cazzi. Se uno vuole, fa, punto. Sì, sì, assolutamente. E io sono una di quelle che il team adesso mi ha abbandonato. Ma chi mi ferma a me? Io mi creo altri contatti, faccio licenza a mia suocera, a mio fratello, ma a tutti faccio licenza io, non mi interessa.
E lei è una ragazza che è partita dopo un anno che aveva preso la licenza. E io sono una ragazza che comunque un lavoro ce l'ho e uno stipendio mi entra. Quindi comunque 1.100 euro mi entrano comunque. Ma io non le voglio, io quelle 1.100 euro le investo per la pubblicità piuttosto. E un giorno quei 1.100 li guadagnerai ogni giorno. Sara, comunque è colpa tua, eh? Perché io ieri avevo tipo 80 chat e avevo mio marito che cominciava ma che c'ho le chat aperte, capito? Cioè, penso che ti mena a Roma quando ti vede. Ok, penso che ci siamo. Volevo chiudere dicendo quello che ha detto Sabrina, mi ha anticipato. Anch'io vedo tutte le cose che vedi tu. Tu le vedi magari molto più grandi, ecco perché ti ho chiesto questo Zoom. Sono convinta che in ognuno di noi c'è questo bambino cristiano che vuole cambiare il mondo. C'è chi lo chiude e chi lo apre. Spero che oggi veramente va aperto tanto. Di nuovo, cioè qui ogni giorno, ogni persona che ascoltiamo ti dà qualcosa e Cristiano ti dà il doppio. Quindi grazie veramente, tutto quello che hai detto, non c'è stata una parola che non ha toccato le mie corde e penso che tu sei qua nel team. Ti vorremmo sicuramente altre volte, ma oggi penso che fino al nostro chiusura dell'anno la nostra sfida è quella di portare più persone possibili nel team, più persone possibili per promuovere l'attività e non fare 3.000 clienti e basta. Grazie di nuovo. Assolutamente. Vuoi chiudere? Grazie a te. Vuoi chiudere tu, Cristiano, prego. Non... No, penso di aver detto tutto, no, veramente. Sono io che ringrazio te. Insomma, quando... Anzi, chiudo parlando proprio di te, perché Sara è stata la persona che ha alzato gli standard agli Unstoppable, perché, ecco, magari chiudo parlando di te, ma parlando proprio degli standard, che è una cosa fondamentale in questo tipo di attività, perché quando è arrivata Sara, noi avevamo delle persone record che facevano 50-60 clienti e noi quello era un... Era uno standard elevatissimo, 57 clienti sono due clienti al giorno, quindi cavolo, si parlava di queste persone e si faceva proprio hangout con queste persone. Poi un giorno ti arriva Sara e ti supera la soglia dei 100 clienti al mese. E mi sembra che l'hai fatto per tanti mesi, quella famosa costanza che dicevo prima. E questo ha innalzato il livello di tutti, perché come dice Paolo, la nostra mente funziona proprio come un termostato. Se tu tari a livello mentale il fatto che sei una persona da un cliente al giorno, fai un cliente al giorno. Se tari la mente da due clienti, ne fai due. Se lo tari con quattro, fai quattro clienti. Come posizioni la mente, il risultato esce, non c'è niente da fare. Per cui Sara in quel momento ha alzato la tara di tutti e tante persone si sono alzate a livello di prestazione di PCP. Questo per dire cosa? Che a livello di standard noi siamo ancora bassi. Noi dico in senso generale. Noi bisogna ovviamente apprezzare ogni cosa che arriva. I 1.000 euro, i 2.000, i 5.000, i 30.000, i 40, i 50, i 96 di palo. Bisogna ovviamente apprezzarli perché sono comunque fuori dal mondo. Sono compensi fuori dal mondo, anche 2.000, 2.005 sono soldi fuori dal mondo oggi, soprattutto perché li tiriamo fuori online. E quindi bisogna apprezzare, essere grati ovviamente, ma bisogna avere la netta consapevolezza che qualsiasi cifra oggi guardiamo è niente, è nulla rispetto a quello che possiamo crearci in 4 anni. Poi ovviamente crescerà sempre di più. Oggi ogni compenso, voi potete avere la certezza che oggi ogni vostro compenso, che sia 500 o 1000, i 15-20 mila di Sara, che sono mensili, per il 2020
saranno giornalieri, sarà il vostro compenso giornaliero, che moltiplicherete per i 30. Alziamo gli standard. E grazie, Sara. Grazie. Saluto a Deborah. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, ti saluto, te la saluto e ci vediamo su Facebook.